Casella, lo sapevate che... Lo sapevate che nel 2018 l'1% più ricco della popolazione mondiale deteneva poco meno della metà, e cioè il 47,2% della ricchezza aggregata netta del pianeta, mentre la metà più povera della popolazione deteneva solo lo 0,4% della ricchezza? Capito? No? Neanche noi! Poi abbiamo provato con una metafora culinaria e funziona! Fate entrare la torta. Grazie, chef. Questa è la torta della ricchezza del mondo. E cioè, dentro c'è tutta la ricchezza del nostro pianeta. Come ingredienti abbiamo tutto ciò che possiamo possedere. I risparmi in banca o sotto il materasso, le case, il fondo pensione, un campo da arare, mucche, pecore, galline, le slitte, le barche, le automobili, le fabbriche, un terreno, un bosco, un'attività commerciale, un teatro, i libri, i nostri mobili, tutto! E naturalmente, anche un po' di panna e qualche ciliegina. Ora, signore e signori, abbiamo qui con noi il signor Paperon de Paperoni, che riassume in sé l'1% delle persone più ricche del mondo, come per esempio i Jeff Bezos, i Melinda Gates e il nostro Giovanni Ferrero. Ora, secondo il rapporto Oxfam sulla ricchezza 2018, al signor Paperon de Paperoni va metà di tutta la torta. Buon appetito! Ora tagliamo lo 0,4% di questa torta. E che questa fetta sottile sottile, che quasi si sbriciola, tanto è sottile, e questa fettina va a 3,5 miliardi di persone. Sono persone che vengono soprattutto da paesi del continente africano, Medio Oriente, dall'Asia, dal Sud America. Queste persone guadagnano in media da 1 a 6 dollari al giorno. E qui oggi non sono rappresentati. E poi rimane quasi metà della torta. Questa metà la diamo ai restanti 3,5 miliardi di persone che guadagnano in media 64 dollari al giorno, e quelli siamo noi, che viviamo soprattutto in Europa, in Nord America, in Canada, in Australia, e siamo qui in questo momento. Quindi, lo sapevate che nel 2018 l'1% più ricco della popolazione mondiale deteneva metà della ricchezza aggregata netta del nostro pianeta? Ora lo sapete. E allora, più un chilo di sale in zucca per voi!